Frequentemente le persone mi chiedono aiuto e consiglio per cercare di ridurre le tensioni al collo e dolori cervicali. È possibile che questi dolori cervicali siano causati da posture scorrette che si assumono al lavoro. Se anche tu passi tante ore in ufficio lavorando a un computer, facilmente potresti accusare tensioni, carichi e retrazioni muscolari. Sono Luca Ruggeri, consulente fitness e personal trainer. Ho pensato di creare un piccolo circuito di esercizi che potrai fare in qualsiasi momento della giornata per darti immediato sollievo. Gli esercizi che andremo ad eseguire li faremo da seduti. Ti consiglio di staccare la schiena dallo schienale per permettere subito alla colonna vertebrale di allungarsi e di distendersi. Ora inclina il capo da un lato e dall'altro, immaginando che l'orecchio voglia avvicinarsi alla spalla. Questo semplice movimento ti permetterà di alleggerire e allentare le tensioni cervicali. Rimani con il capo inclinato da un lato, con la mano afferri il capo e lo fai scivolare un poco più giù. La spalla opposta si libera, si detende e si rilassa. Ora porta la mano libera sul collo e lascia che ci sia un piccolo movimento, come una sorta di massaggio, sulla muscolatura cervicale. Questa sensazione di massaggio ti permetterà di rendere il collo più sciolto e più flessibile. Fermi il movimento, liberi il collo e ti inclini dall'altro lato. La mano afferra e ti aiuta ad allungare, sempre dolcemente, mi raccomando, perché è una muscolatura fragile. Ora la mano libera si posiziona sul tratto laterale del collo e crea dei movimenti circolari, sempre come un piccolo massaggio. Devi fare in modo che gli esercizi sul collo siano dolci, morbidi, non devi mai creare tensione. Respira durante l'esercizio per rilassare tutta la muscolatura. Fermi il movimento e ti riposizioni al centro. Adesso ruoti il capo da un lato come se volessi guardare oltre la spalla, torni al centro e ruoti dall'altro lato. Mentre esegui l'esercizio devi pensare che la tua schiena sia sempre più dritta e sempre più lunga e che il cranio voglia toccare il soffitto. Continui l'esercizio ruotando oltre che con il capo anche con il busto e girandoti dietro. Poi torni al centro e ruoti dall'altro lato. Le mani ti aiutano perché ti consentono di girare maggiormente con la gabbia toracica. Ruota e torna al centro. Respira in modo fluido, rilassando tutta la muscolatura anche della gabbia toracica. Hai un'ultima ripetizione. Mantieni la posizione, rilassa le spalle e continua a ruotare mentre ti allunghi. Torni al centro e ripeti dall'altro lato. Respira aprendo il petto. Torna al centro. Ora il tuo sguardo è avanti e il tuo naso è come un pennello che sta disegnando dei cerchi alla parete anteriore davanti a te. È un piccolo movimento cervicale che ti permetterà di detendere tutte le fasce muscolari ai lati del collo. Cambia il verso e rilassati. Se mentre esegui questo esercizio fai anche un sorriso, la tua muscolatura e il tuo stato d'animo ne gioverà. Fermi il movimento, adesso fletti il tratto cervicale avvicinando il mento allo sterno, scivoli con il busto avanti, portando le mani fino ai piedi. Inspiri, mantieni la posizione ed espirando risali, ti raddrizzi progressivamente, facendo in modo che il cranio arrivi fino al soffitto. Ripeti, fletti il tratto cervicale, dorsale, lombare, scivoli giù, inspiri ed espirando risali. Apri il petto, allunga il collo e tutto lo spazio tra le vertebre. Ripeti ancora con me. Risali. Abbiamo un'ultima ripetizione. Fletti, scendi, lascia che le tensioni muscolari anche della schiena si riducano progressivamente. Risali e raddrizzi. Pensa per questi ultimi secondi che ci sono rimasti di spingere il cranio verso il soffitto e di tenere bene i glutei ancorati al suolo. Questa doppia trazione ti aiuterà a sentire la colonna vertebrale sempre più lunga e più distesa. Se anche tu hai trovato beneficio da questi semplici esercizi, condividi il post con i tuoi amici. Questo ci permetterà di aiutare più persone a sentirsi subito meglio ed avere finalmente una postura corretta. Ci vediamo nel prossimo videocorso. Buona giornata!